nostro compagno ha suggerito la geniale idea di mettere un cartello con scritto "Torno subito, sono al presepe". Bellissimo. Ciao a tutti, sono Octi di Pura Fibra Italiana e in questo video parleremo delle note più assurde in assoluto che ho preso a scuola io e altri miei compagni di classe nel corso delle mie superiori. E io sono più che sicuro che l'ultima vi farà impazzire, impazzire. Cioè, a me veramente quando... Guarda, lascia stare. Però prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale, perché lo sapevi che l'80% delle persone che guarda i miei video non è iscritta al canale. Quindi è il momento di cliccare il tasto iscriviti e iscriversi al canale. E soprattutto supportarmi nello shop con codice supporto al creatore OTPFI. Detto ciò, direi di iniziare subito a parlare con le note di classe. Ah, e raga, dovete assolutamente scrivermi nei commenti qual è la nota più assurda che avete preso voi o un vostro compagno di classe a scuola. Che semmai faccio un video reaction con le vostre note più assurde. E direi di partire dall'unica nota di classe di questo video, che è stata una nota che ho preso io insieme a tutti i miei compagni in uno di quei giorni dove tu vuoi fare sciopero perché c'è lo sciopero, vuoi fare sciopero, non sai se il professore ci sarà oppure no, e sei lì con tutti i tuoi compagni davanti a scuola che non sai se si farà sciopero o no, e sei lì che speri che si faccia sciopero, e alla fine scopri che il tuo professore manca per un motivo o per un altro, ma manca. Allora sei già pronto ad andartene a casa quando il bidello o il vicepreside ci dice: no, dovete entrare lo stesso perché c'è quello della seconda ora. Noi no, cosa? No. Noi non entriamo perché non c'è quello della prima, non ha senso entrare. Noi non entriamo, ciao. Tra una protesta un po' generale, eccetera, scappiamo via. Ma chi è che voleva andare a scuola, dai? Sta di fatto che il vicepreside ci ha messo la nota: la classe non è in classe. Il che ci ha fatto stra incazzare, perché voglio dire, ma se non c'era il prof della prima ora, si fa sciopero e non si torna alla seconda per controllare se c'è. No, si va a casa e basta, fine. Però ci hanno messo la nota lo stesso, vabbè. Questa era una nota abbastanza tranquilla. Più andiamo avanti col video e più le note saranno assurde. Allora, due note invece riguardano quello che è il prof di religione, perché il prof di religione dovete sapere che era un prete. Era proprio un prete. Cioè, era un prete mancato. Secondo me ha fallito in Vaticano ed è venuto ad insegnare a scuola mia. Ora, io non facevo religione, però gran parte delle volte assistevo comunque alle lezioni, perché in pratica non so se anche da voi c'è questa cosa. Io non so se anche da voi ci sia questa cosa. Comunque noi avevamo la possibilità di scegliere di non fare l'ora di religione, perché se magari uno è di un'altra religione non può anche non farla. Io non sono credente, quindi comunque i miei genitori firmavano il discorso per non fare l'ora di religione. Però io avevo comunque la possibilità di stare in classe per fare altro, quindi se non disturbavo potevo stare in classe e magari portarmi avanti coi compiti e altro, cosa che facevo spesso, anche perché girare per la scuola non aveva senso, piuttosto ti mettevi e ti portavi avanti con qualche materia. Sta di fatto che veramente nell'ora di religione se ne vedevano delle belle, di tutti i colori. In questa lezione c'era praticamente il mio compagno che si era comprato un pacco di patatine, però aveva sbagliato il gusto e si era preso un gusto che proprio non gli piaceva. Non so se avete mai provato le Highlander gusto aceto. A lui non piacevano per niente. Lui voleva provarle, non gli piacevano e quindi non voleva più mangiarle. A me piacciono un sacco, per dirvi. Vabbè, sta di fatto che girava per tutta la classe distribuendo le patatine a tutti e dicendo: "Tieni, corpo di Cristo". Il prof di religione si è incazzato tantissimo. Fa: "Tu manchi di rispetto al Signore". Gli ha messo la nota. Ora, avevo lo screen di questa nota, raga, ma non l'ho trovato. Dai, noi eravamo impazziti, perché veramente la scena faceva straridere. Perché, cioè, il compagno è andato avanti per, dico, un minuto e mezzo a distribuire patatine per la classe facendo vari giri. Il prof non si era accorto subito, ma appena ha sentito "Tieni, corpo di Cristo", si è incazzato una vita. Oh, ma anche di rispetto. Oh, ma nessun nemico in questa partita. Ma che è sta partita? Un'altra che riguarda sempre il prof di religione, e anche questa fa ridere per due motivi. Perché dovete sapere che a ricreazione noi ci divertivamo come potevamo, e una volta calciando un astuccio è andato a finire contro il crocefisso. E contro il crocefisso
questi crocefissi non è che siano fatti di materiale chissà che buono. E si è rotto. Si è rotto il crocefisso della classe. In che senso si è rotto? Gesù era senza un braccio. È stato decapitato di un braccio. Ora, se trovo le foto ve le metto nel video. Comunque sta di fatto che si era rotto il braccio il crocefisso. Eravamo disperatissimi, non sapevamo cosa fare, perché comunque non riuscivamo a reincollarlo, cadeva. Che cosa abbiamo fatto? Un nostro compagno ha suggerito la geniale idea di mettere un cartello con scritto "Torno subito, sono al presepe". Bellissimo, bellissimo, finché i professori non se ne sono accorti. Allora, si è accorta la prof di informatica per prima, ha riso un sacco, cioè la... Tipo, noi stavamo facendo lezione tranquillamente, lei se n'è accorta, e la nostra prof di informatica era la più severa dell'istituto proprio, cioè una delle prof più severe in assoluto. Se n'è accorta, ha fatto una risata, ha chiesto cosa è successo, niente di che. Poi anche la nostra prof di TPS, che è un'altra materia di tipo informatico, l'aveva visto, si era messa a ridere, niente di che. Però il problema è che se n'è accorto anche il prof di religione. Di nuovo, giustamente, è arrivata subito la nota. Il crocefisso dell'aula è stato rovinato. Ora riporta un biglietto con scritto "Torno subito, sono al presepe". Io veramente, io penso che quel prof di religione abbia fatto... Cioè era, penso, il prof più maltrattato nella storia dei prof maltrattati, secondo me. Ma ora arriviamo alla mia professoressa preferita. Questa era una delle professoresse che avevo nel biennio, quindi primi due anni delle superiori. La mia prof preferita, in tutto e per tutto. Era stranissima, era veramente strana, tanto strana che praticamente una lezione dovevamo avere lei e non c'è stata per tutta la lezione. Arriva a 40 minuti, che doveva essere, cioè la vediamo arrivare tipo per il vialetto che porta all'entrata della scuola, la vediamo arrivare e lei, al posto di venire in classe, è stata tranquillamente al bar. Io non so che cosa passasse per la testa di quella prof, era veramente strana. Fate conto che io ero bravo, molto bravo in inglese. Ogni verifica, lei entrava e fa: "Stegherisco, vai davanti". Stegherisco è il mio cognome. Poi ce l'aveva con un mio compagno di nome Tosato. Tanto che veramente, ma ce l'aveva per qualsiasi cosa. Se c'era casino, colpa di Tosato. Se c'era un qualcosa che non andava, colpa di Tosato. Una lezione, entra in classe e fa: "Che casino, Tosato, vai fuori, Tosato, nota". Prof, Tosato è assente. Oh, raga, veramente era quel tipo di prof lì, quelle che se la prendono tantissimo con gente, sicuramente anche da voi ci sono. Sta di fatto che per le vacanze dovevamo guardare un film chiamato Across the Universe, dove c'erano tutte le canzoni dei Beatles, e dovevamo imparare a memoria 5 canzoni dei Beatles. Fatto sta che oltre a dover imparare quelle canzoni dei Beatles, dovevamo anche tipo poi esporle in classe, il che non si sa cosa significa perché nessuno era capace di cantare, ma bisognava cantarle in classe in pratica. Vabbè, sta di fatto che da quando le avevamo imparate a memoria, ogni volta che c'era la possibilità in inglese di cantarle, uno se ne saltava fuori insieme a tutta la classe e la si cantava. Esempio, c'è una canzone dei Beatles che si chiama "Hey Jude, don't pass me by", bla bla bla. Praticamente ogni volta che qualcuno magari in classe diceva "hey" durante l'ora dell'inglese, tutta la classe è "Jude, don't pass me by". Ok, in una lezione la prof di inglese fa tipo, stava facendo una lezione, fa "yesterday", e ora c'è una canzone dei Beatles che fa "yesterday all my troubles seem so far away, now I thought that I'm here to stay". Ora, voi immaginate tutta la classe in silenzio e io che canto esattamente come ho appena fatto. Esattamente. È successo proprio questo. E la prof fa "yesterday", io: "all my troubles seem so far away". Nota. Lei mi fa: "Stegherescu, bravo, nota. E vai fuori". E si è dimenticata di me e sono stato fuori tutta la lezione, tra l'altro. Ma sempre lei è stata l'artefice della mia nota più assurda in assoluto. Era lezione normalissima. Normalissima. E stavamo sempre facendo inglese. E a una certa lei si metteva a girare sotto i banchi. Giustamente la prof, per controllare un po' che tutti seguano e non stiano al cellulare, inizia a girare, no, per i banchi. E vede il mio astuccio. Ora, il bello del mio astuccio è che è proprio qui, quindi posso ricrearvi la scena. Ora, purtroppo non ho le protagoniste di questa scenetta, però sta di fatto che questo era il mio astuccio, ok, aperto così. Qua dentro c'erano delle forbici belle grandi, erano le forbici dell'IKEA, insomma le forbici grandi, raga, e quelle non a punta arrotondata. La prof, passando, guarda e fa tipo, mi mette le mani nell'astuccio, boh, vabbè, non so che libertà si prende le mie forbici, nota
tipo l'alunno ha nell'astuccio una forbice lunga 27 centimetri e mezzo, raga, si è messo, o 26 e mezzo, si è messa a controllare. Deve portare le forbici a punta arrotondata. E io ero lì basito. Ma che cavolo? Ma neanche le stavo usando. Cioè, mi ha messo una nota perché avevo delle forbici. Cioè, mia madre quando ha visto la nota fa: ma che cavolo? Me le ha date lei quelle forbici? Cioè, che cavolo compra le forbici da bambino? Quelle piccoline da scuola, che poi tanto finisci la scuola non ti servono più. Mia madre è furba, compra le forbici grandi, che le usa anche lei. Voglio dire, se ha bisogno delle forbici, poi viene a chiederle a me. Furba mia madre. È studiata? Forbici a punta arrotondata, neanche fosse all'asilo. Perché un'arma la puoi usare contro i compagni, bla bla bla. No, perché le penne non gliele posso infilare negli occhi, no? No, 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 no. Ora non andate in giro a infilare le penne negli occhi, mi raccomando. E ora è arrivato il momento della nota più assurda di cui vi parlavo. Cioè, la più assurda. Anche quella della forbice è assurda, ma questa mi piace molto di più, sinceramente, come nota. Un nostro compagno, col nostro prof di storia, ha deciso di assentarsi per tutta la lezione, ma di essere presente contemporaneamente. Quindi, in pratica, ha inscenato la sua assenza. In che senso? Semplice. Durante tutta la lezione, lui è stato nascosto dietro le giacche. Cioè, non so se da voi in classe ci sono le ringhiere per appendere gli abiti, gli zaini, insomma, qualsiasi cosa. Questo mio amico ha appeso la sua giacca, ha preso la sedia e si è seduto lì, dietro una giacca, e ha passato tutta la lezione a giocare al telefono. Il prof, facendo l'appello, ha sentito la sua voce. Quindi tipo quando no, chiama, e poi sapete che c'è casino, magari i prof non è che stanno sempre a guardare, chiamano Tizio X e lui fa: presente. Non si è fatto più domande, però poi verso metà lezione si è accorto che mancava e fa: ma dov'è Tizio X? Noi facciamo: boh, sarà andato in bagno, boh. Oh raga, il prof non ha capito dove fosse il tizio. A fine lezione il tizio ricompare, ma purtroppo il prof si era arrabbiato e gli ha messo una nota. Perché fa: dove sei stato per tutta la lezione, bla bla bla. E in pratica gli ha messo la nota perché si era assentato durante la sua ora di storia, nonostante la sua presenza. La nota era: l'alunno si assenta nella mia lezione nonostante la sua presenza in aula. Ok, ha senso. Tipo, io mi immagino la madre di questo compagno che legge la nota e non capisce e chiede: cosa hai fatto? E lui: non lo so, cioè mi ha messo una nota perché ero assente nonostante io fossi presente. No, vabbè, ok.